Il progetto nasce all'interno delle società del gruppo CRP e inizialmente era una moto elettrica da corsa, quindi l'obiettivo era quello di mettere in pratica le tecnologie sviluppate all'interno delle corse, soprattutto di Formula 1 del gruppo CRP, all'interno di un veicolo nuovo che voleva diventare una nuova business unit. E quindi inizialmente siamo partiti da quello che conoscevamo meglio, che sono le corse. Abbiamo sviluppato un veicolo da corsa elettrico che si chiamava eCRP e poi dopo, nel corso del tempo, dal 2011 abbiamo deciso di sviluppare invece il veicolo da strada, quindi una moto da strada omologata, e da qui è nato il progetto Energica, quindi inizialmente inglobato dentro alle aziende del gruppo, il gruppo CRP, e poi è diventato invece una realtà indipendente nel 2014, quando abbiamo fondato inizialmente la Energica Motor Company SRL, diventata poi SPA con la quotazione. Le moto che abbiamo sviluppato sono entrambe caratterizzate da alta prestazione. Siamo partiti da un know-how fortemente tecnologico e dove la prestazione è importante, quindi partono tutte da 100 kWh di potenza, poi l'abbiamo leggermente ridotta col modello Street Fighter, però comunque mantenendo sempre un'altissima coppia, quindi sono moto molto aggressive, molto divertenti, tipico stile Made in Italy. Le moto vengono promosse tramite un mix, diciamo, marketing tradizionale ma anche innovativo, quindi abbiamo ovviamente una tipica strategia pubblicitaria e di comunicazione, che però viene affiancata anche da test ride o comunque dal tentativo di far testare, quindi provare con mano ai clienti il veicolo, perché essendo un veicolo estremamente innovativo è necessario spiegarlo meglio, è necessario farlo provare, perché è difficile spiegarlo solo a parole. All'interno anche della volontà di avvicinarsi maggiormente al mercato, abbiamo quindi lanciato due showroom, una a Modena, quindi presso la nostra stessa sede, presso la nostra sede principale, con l'obiettivo di coprire il mercato italiano per questi primi mesi di vendita e dare l'opportunità quindi al cliente di venire a contatto direttamente con l'azienda e con i tecnici che la costruiscono, che la ingegnerizzano e la mettono su strada, e poi anche la Galleria Energica a San Francisco, cioè per la prima volta abbiamo creato, per la prima volta in generale nel mondo moto, o comunque tra i primi anche nel mondo automotive, abbiamo voluto fare uno showroom nostro, quindi dove abbiamo direttamente del nostro personale che spiega il veicolo. Questo ci dà modo di essere sicuri che venga spiegato nella maniera giusta e che anche i test ride o comunque tutta la strategia marketing venga fatta al meglio per spiegare questo prodotto tanto innovativo. Un veicolo elettrico ha ancora delle resistenze perché è un prodotto fortemente innovativo e che quindi spaventa, soprattutto nei mercati più tradizionali come può essere per esempio l'Italia. Però devo ammettere che negli ultimi anni è cambiata molto la situazione. All'inizio, nel 2010, nel 2011, eravamo ancora una nicchia ed eravamo ancora visti come degli innovatori puri, dei pionieri. Oggi invece siamo ancora dei pionieri, perché comunque abbiamo ancora un prodotto che è unico, assoluto nel suo genere nel mercato, però comunque sia il business case Tesla sia comunque le varie case che stanno lanciando nuovi veicoli elettrici, quindi anche all'interno dei loro range stanno lanciando dei modelli elettrici, ci sta aiutando molto e sta cambiando l'impressione del cliente finale nei confronti di un segmento tanto nuovo come quello del veicolo elettrico. Quindi mentre prima avevamo a che fare con degli scettici, oggi iniziamo ad avere a che fare più che altro con delle persone curiose che vogliono capire meglio di che cosa si sta parlando. Quindi una netta differenza rispetto ai primi anni, dove invece c'era più che altro la necessità di sorpassare i pregiudizi e proprio gli scetticismi delle persone che non conoscevano niente di questo settore.
cuore di questi veicoli. I mercati sono molto diversi tra di loro. Abbiamo dei mercati maturi dal punto di vista elettrico, cioè che iniziano ad avere più conoscenza del veicolo elettrico e anche più predisposizione all'acquisto nei confronti di un veicolo elettrico, perché sono paesi comunque generalmente più aperti all'innovazione, come per esempio il Nord Europa o la California. Abbiamo invece paesi più tradizionalisti, legati quindi a una storia completamente diversa e molto forte, come l'Italia, dove la tradizione del motore endotermico, quindi a benzina, è ancora molto forte, giustamente. Quindi in questi mercati che noi riteniamo un po' meno maturi dal punto di vista del veicolo elettrico, stiamo ancora facendo, diciamo, educazione, cioè siamo ancora alla fase in cui il cliente ha bisogno di maggiori informazioni, mentre invece nei mercati più maturi come il Nord Europa e in California abbiamo già a che fare con un cliente che chiede informazioni, ma non più in generale sul veicolo elettrico, ma sulle specifiche di questo veicolo elettrico. Quindi iniziano già a fare la differenza tra i diversi veicoli elettrici presenti. È un passo importante, è un approccio completamente diverso nei confronti del prodotto. Il territorio modenese in particolare, della Motor Valley, che quindi prende un pochino più di Modena in generale, della Motor Valley italiana, è importantissimo per lo sviluppo di questo veicolo ed è il motivo per cui noi vogliamo rimanere qui, nonostante negli anni scorsi avessimo pensato alla possibilità di andare fuori anche a produrre, per molti motivi, non ultimo la predisposizione maggiore nei confronti dell'innovazione di alcuni paesi, come per esempio la California, come per esempio la Silicon Valley, quindi la possibilità di trovare in altri posti un humus più semplice per lo sviluppo dell'innovazione. Però saremmo stati in difficoltà per tutto quello che invece fa forte il Made in Modena, quindi la Motor Valley italiana, che è tutta la parte di meccanica, tutta la parte di supply chain, in particolare sul mercato delle due ruote, e poi l'approccio in generale nei confronti del veicolo. Nella Motor Valley italiana il veicolo viene visto come passione, quindi ci sono degli elementi che ci contraddistinguono unici al mondo, c'è un'attenzione alla qualità, al dettaglio, proprio l'intero approccio nei confronti del veicolo è completamente diverso, viene curato ogni singolo dettaglio, perché il veicolo non è semplicemente un mezzo di trasporto, ma è un prodotto di cui vantarsi, con cui divertirsi, c'è passione, che è la parola numero uno, soprattutto a Modena, quindi, e questo fa la differenza in tutto, sia dal punto di vista dell'engineering, quindi dal punto di vista dello stile, ma anche della tecnologia sviluppata sul veicolo, e l'approccio ovviamente nei confronti anche della rete, della cura del cliente. È a 360 gradi, quindi non ci sarebbe alla fine nessun reale vantaggio nell'andare via. Progetti futuri ce ne sono tantissimi, sia dal punto di vista di nuovi modelli, perché siamo già in sviluppo di un terzo modello che verrà visto nei prossimi mesi, lanciato nei prossimi mesi alle fiere più importanti, e non solo, stiamo già anche lavorando sulla nuova piattaforma tecnologica. Un veicolo normalmente si basa su una piattaforma tecnologica da cui vengono declinati più modelli. In questo caso la nostra piattaforma tecnologica viene declinata su Ego ed Eva, già attualmente in commercio, e poi verrà declinata sul terzo modello. La nuova piattaforma tecnologica, che andrà sui veicoli dal 2019 in avanti, andrà su altrettanti modelli, che però partiranno con una nuova piattaforma, quindi con una prestazione probabilmente diversa, con delle caratteristiche tecniche diverse, che andranno a influenzare tutta la produzione dal 2019 in avanti, però ci stiamo già lavorando oggi.